Applausi e qui sfuma il tutto, quindi una lunghissima carriera che inizia con gli Sharks. Esatto. Io in realtà sono qui per Marco Garavelli, assolutamente. No. Il nostro primo incontro nel 1988. Radio Bitterflowers. Radio Bitterflowers, esatto. E quindi vabbè, da lì. Un paio di dischi con loro? Sì, abbiamo fatto anche video, tournée, stati in tournée con i Getrotale, Deep Purple, stati in Giappone. Sono state belle esperienze. Sanremo, il Festival Bar. È nato tutto da lì. E poi è nato il fuoco. Il bello che ti stai destreggiando con tanti altri stili e generi musicali. Sì, devo dire che comunque quella partenza è stata fondamentale perché mi ha creato anche tante conoscenze nell'ambito musicale. Ho iniziato a suonare con musicisti di Vasco. Anche tu sei cresciuto naturalmente. Sì, assolutamente. Ho sviluppato... Per arrivare a quello che fai ora. Sì, io mi sono impegnato, ancora mi impegno, ancora studio nonostante io sia tu un docente. Insegni, però studi io anche continuo, tu. Io continuo ad andare avanti. Quante ore al giorno dedichi allo strumento? Almeno 4-5. 4-5, sì. Anche oggi? Sì, anche stamattina in particolare. Cioè la tua ginnastica, insomma, c'è chi va a fare jogging, c'è chi ha la cyclette in casa e tu hai la batteria. Non posso vivere senza. Spero che tu viva in uno studio perché vicini di casa. No, io vivo in una bellissima casa e lo studio è lontano, miglia. Non hai rischi? No. Con i vicini che ultimamente si sono fatti sentire in questo weekend. Quando ho cambiato casa si sono un po' spaventati all'inizio, ma poi gli ho spiegato che è la tutto situazione tranquillo, eccetera. Separata la musica da quello che è la vita normale. Ecco, come sei entrato in contatto Abbiamo un comune denominatore che è Roberto Tiranti, che Roberto. Salutiamo, assolutamente amico, ma anche proprio uno stimato cantante, musicista, ecco, abbiamo fatto diverse collaborazioni. Pier, sì. Poi me lo dirà, ci sono più di un batterista all'interno dell'album, però tu ti ha contattato appunto, stai dicendo tramite, Pier. Tramite Roberto. Tramite Roberto. È nato un amore, no? Infatti diciamo che io sono quasi una decina d'anni che non suono più metal come si deve. Infatti. E ho avuto l'occasione, sì, veramente, ma dopo gli Exilia, diciamo. Esatto, ecco. Dopo gli Exilia non ho avuto altre collaborazioni, ma perché devo anche dire la verità, non ho avuto questo grande interesse ancora per quel genere. Quando ho sentito il pezzo di Pierre mi sono innamorato davvero, non lo sto dicendo perché sono qui, l'ho detto anche a lui prima di conoscerci, mi è proprio piaciuto, mi sono impegnato per cercare di fare una cosa credibile e sentivo ancora di farne parte alla fine 100%. Le radici fuoriescono. Sì. Ecco, adesso cosa stai preparando? Allora, diciamo a parte che le varie cliniche. Adesso in questi ultimi 10 anni ho portato in giro con i Queen Mania uno spettacolo, ecco, in tutta Germania, Europa, Olanda, Vienna, Budapest, Spagna, dappertutto. Abbiamo anche fatto recentemente il Teatro della Luna con la Katia Ricciarelli, abbiamo avuto un sacco di ospiti da Irene Fornaciari, chitarristi come Steph Barnes, Maurizio Solieri, chitarrista di Elio e Storie Tese. Abbiamo avuto Roberto anche, certo. Tantissimi Enrico Ruggeri. E dopo questa, diciamo, parentesi che prende buona grandissima parte della mia vita, perché noi facciamo una media di 100-130 concerti all'anno, ho comunque una scuola, ho fatto un metodo di batteria distribuito in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, e sono venuto qua per regalartene una copia. Grazie. Assolutamente. Io sono un asino, ho due chitarre, non so nemmeno come si tengono in mano, però c'è sempre. Parla anche della storia degli stili, okay, quindi per ogni stile queste sono le ritmiche. Per mia conoscenza personale afroamericane sono tutte legate a quello che è la musica africana che ha prodotta nelle due Americhe, ha creato tutta una serie di stili. Beh, perché c'è la storia percussioni del blues, del reggae, dello swing, tutto quanto, per cui può essere anche solo una lettura. No, se interessantissimo, se no. Grazie. Allora adesso ti faccio sentire come suonavi 10 anni fa. Allora va bene, d'accordo. Dai, sono curioso. Con gli Exilia, questo è stato un singolone di grande successo anche in Germania, sì. Avete fatto tour un bel po' con quel disco, i Rammstein in giro per l'Europa, girato, eccetera. Abbiamo quasi toccato il successo, ecco, è mancato tanto così. Singolo che appunto è andato nelle classifiche, sì, colonne sonore anche con di thriller film in Germania. No, era Stop Playing God, questi sono gli Exilia con Andrea alla batteria. No compromise. Stava all'inizio naturalmente di una lunga serie di collaborazioni.
Ah, ok, quindi adesso che l'hai fatto ritornare a questi suoni. È nata al volo perché giustamente, essendo super impegnati, io ricordo quando Robby mi propose appunto Andrea G per il pezzo, io fui felicissimo perché lo conoscevo già da un sacco di anni anche artisticamente. Però onestamente poi finì nel suo sito andreag.com, vidi una quantità tale di date che non è impossibile. Io dicevo, non ce la farà mai. Invece poi mi disse a luglio lo faccio, a luglio arrivo alle mail con le tracce perfette, quindi è stato. Ecco, è stato un lavoro, sorpresa. Visto che ci sono più di 20 ospiti, è stato un lavoro a distanza, qualcuno nel vostro diciamo studio. Diciamo metà e metà. Perché con gli ospiti. Allora, Andrea, l'ultimo tuo insert. Un saluto anche ad un'amica. Sì, io l'avevo detto, non so se sono un chiacchierone. No, Cristina è all'ascolto. Voglio salutare. Cristina, ciao, Cristina Scabbia, ci siamo visti oggi pomeriggio. Stiamo organizzando una clinica che porteremo nelle scuole più importanti d'Italia. Scuole musicali. Sarebbe bello che sarebbe la porti bello, nelle scuole. Ma anche lì ci stiamo lavorando. State lavorando. Sì. Il 26 aprile faremo la prima rappresentazione a Bologna. Ecco, di cosa si tratta? Perché tu sarai la batteria e lei la voce? No, è una clinica per spiegare come trasformare la passione in professione. E io ho pensato di chiamare lei come esempio proprio di una che ce l'ha fatta. Era con la quale ha venduto più di 1 milione di copie, per quindi cui cercare di potranno tutti fargli delle domande inerenti. Io ho un decalogo, no? Diciamo, si basa tutto su un decalogo dei piccoli segreti per creare una tua personalità, un percorso alternativo per riuscire a diventare professionista. È una cosa che ha funzionato con me, funziona con tanti miei colleghi e così con Cristina c'è questo interagire. Allora salutiamo Cristina che a maggio uscirà l'album dei Lacuna, quindi li avremo magari qualche giorno prima qua con noi. Allora, Giorgio, adesso andiamo a vedere il video, il primo video, ne avete fatti due, cioè quello di Venezia.